Sì, nel modello di comunicazione che lei ha presentato, c'è cioè un responsabile di comunicazione o eventualmente un social media team, e poi si sollecita anche l'interazione dei dipendenti, quindi probabilmente con il loro account. Ma questo come si lega con l'uso dei social del dipendente durante l'orario di lavoro, se è prevista questa interazione dei dipendenti? He's talking about the relationship that the staff have between private conversations, private use of social media, and the work use of the social media. That's a very good question. Of course, this needs to be regulated by the social media policy that we mentioned earlier. In principle, they are separate, but of course, I can use my personal account to promote library things on my personal account, and I certainly do that. Yes, but official messages are only going over the library account. Avevamo parlato all'inizio appunto di mantenere una distinzione tra i social network che si usano per uso personale e quelli che si usano per uso della biblioteca. E ovviamente deve esserci questa distinzione, devono essere stabilite delle regole, però non volete che io nei miei account personali possa parlare della pubblicizzare la biblioteca. La mia non era una domanda sindacale, perché questa comunicazione web 2.0, che in realtà è nata fra gli utenti, e poi si stanno inserendo le aziende, in questo caso la biblioteca, però molto spesso i dipendenti ne sono esclusi, quindi in pratica c'è l'azienda che parla, intervengono da fuori gli utenti, però i dipendenti che magari potrebbero personalmente fornire informazioni, stimolare le discussioni, molto spesso per regole aziendali sono tagliate fuori. His question is about anyone on the outside of the library using the web to have a conversation, let's say, in a company where the manager maybe has a conversation with its employees, and then the staff at the library would be able to follow it, but would the staff be able to intervene? And if so, would it be on a personal basis or on part of the library? Well, that goes back to the discussion about what to do with negative comments and how we get involved with that. Usually the recommendation is to not get involved and take the conversation offline, but only use official channels of the library to do interventions. No, è possibile da parte dei dipendenti della biblioteca intervenire, però si consiglia di far intervenire per posta elettronica, come avevamo detto prima, nei suggerimenti che si davano su come dirottare i commenti negativi in modo che poi non continuano ad essere diramati sui social network per tutti.